Giovedì l'arrivo della neve nella Marca, la provincia si prepara a misure di emergenza per evitare disagi. Inchiesta di Fanpage su Camorra e rifiuti, nell'ultima puntata ha svelato il volto dell'intermediaria nel finto affare illecito. 92enne trovata dal nipote priva di sensi a terra in casa, sangue sul pavimento, alcune sedie erano rovesciate. La provincia di Treviso presenta la ripartizione degli 11 milioni di euro ricevuti da Roma per l'edilizia scolastica. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Treviso, l'informazione di Rede Veneta che non si ferma mai, in diretta con tante notizie. Iniziamo subito parlando di Big Snow, arrivano nevicate a bassa quota e ci si prepara, le scuole a Treviso rimarranno aperte. I primi fiocchi sono caduti stamattina in diverse aree della Marca, senza alcun accumulo al suolo, ma il grosso della perturbazione che porterà nevicate estese anche in pianura è atteso per domani, previsti dai 5 ai 10 centimetri. In provincia di Treviso tutto è pronto per evitare che la neve possa mandare in tilt la circolazione stradale. La provincia ha 40 aziende sul territorio pronte a rispondere alla chiamata nel tempo massimo di 30 minuti. Oggi le strade sono monitorate, laddove qualche piccola precipitazione si sta verificando stiamo intervenendo, ci sono dei trattamenti preventivi messi in atto. La Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per le nevicate in pianura da domani mattina fino a venerdì sera. I fenomeni più significativi sono comunque previsti nelle ore centrali di domani, giovedì. Allertata la macchina della Protezione Civile anche nel comune di Treviso. Siamo allertati tutti, abbiamo 18 mezzi pronti a intervenire in caso di necessità, 500 quintali di sale da spargere, per cui siamo pronti. A Treviso domani le scuole resteranno aperte, come i cimiteri che pur in un primo momento il comune aveva pensato di chiudere. Tutto aperto, a meno che non venga una nevicata eccezionale, di dimensioni eccezionali, abbiamo deciso di tenere aperto. La situazione dovrebbe migliorare venerdì, quando si passerà dalla neve alla pioggia, prima in pianura, poi sui rilievi. Parliamo dell'inchiesta fatta sulle infiltrazioni mafiose a Nord-Est, inchiesta fatta da Fanpage. È stato svelato il volto della donna che trattava nei video con il camorrista, l'ex pentito che collaborava con il sito. Sentite. Che se sono da rapire, possiamo pulire tutto? Facciamo un po' di lavatrice. Se ne approfitti con queste operazioni servono perché mi fa un po' da spazzino, butta via un po' di robaccia che magari c'è lì di dubbia provenienza o giri un po', a volte magari abbiamo qualche soldino che arriva un po' da. Ho soldi proprio sporchi. Sì, lì l'abbiamo. Sangue. Va bene. Le parole della bioarchitetta, sedicente criminologa nel settore ambientale, ricca di contatti con ambienti politici. Sarebbe lei, la trevigiana Maria Grazia Canuto, la dama di mezzo, l'intermediaria che il sito giornalistico online Fanpage mostra nella quarta puntata della sua inchiesta Bloody Money, andata in onda ieri sera, sui traffici illeciti in Campania, traffici che si allungherebbero a Nord-Est, a Marghera. La dama di mezzo, chiamata a fare da tramite tra una cordata di imprenditori locali e l'ex boss camorrista Nunzio Perella, infiltrato per il giornale a insaputa dei protagonisti. La proposta? Un'area per lo stoccaggio dei rifiuti nelle vicinanze del porto commerciale di Venezia, dove riciclare denaro della camorra. Come sappiamo, questo denaro non ci sarà. Il trolley che dovrebbe contenere 2 milioni di euro come primo acconto dell'operazione in realtà ha al suo interno dei pacchi di pasta. Ma questo, in teoria, i personaggi che interagiscono con Perella non lo sanno, convinti di avere a che fare con un camorrista in azione. Questi sono soldi della camorra. Va bene, dov'è il problema? Sì. Va bene? Va bene, ma mica li cambiamo noi, li facciamo cambiare. Ma noi ce li dobbiamo andare a prendere dove giù? Te li faccio portare io, dove tu mi dici. Sì. Faccio parlare con l'amministrazione, col sindaco, con l'ufficio, dopo domani, se vuoi venire. Dal Ministero dell'Ambiente assicurano di non conoscerla, di non averci mai avuto a che fare, da Venezia anche. La fortuna è che abbiamo delle buone alleanze politiche. Perché ti dico che bisogna correre? Perché finché che abbiamo questa politica, entro un anno dobbiamo fare tutto. Chiudo. Perché dopo non è facile governare una città come Venezia. Sì. Se ci capita un cacciare... La pelle, io non lo so. Facciamo, mamma mia. Diventa
diventa un parco tecnologico di quelli virtuali dove ci mettono piantine. Finita nell'occhio del ciclone, la trevigiana si difende. Stavo al gioco, avevo capito che si trattava di una montatura incredibile. Io ho accettato e portato avanti l'iniziativa perché volevo vedere fino a che punto intendeva arrivare quell'uomo per poi denunciare tutto. Ero già pronta, avevo già allertato i miei legali. Dunque, tutta una bolla di sapone, con la donna pronta a querelare. Questi sono soldi della camorra. Ma che? Dov'è il problema? Andiamo a Sernaglia della battaglia, giallo sul ritrovamento di un'anziana praticamente in un lago di sangue, sentite. È stata trovata priva di sensi a terra dal nipote che ha immediatamente chiamato i soccorsi. La donna, 92 anni, è stata ricoverata in ospedale in condizioni serie. A terra chiazze di sangue, un giallo che i carabinieri stanno cercando di risolvere. Cos'è accaduto in via Trevigiana? Nulla escluso. Potrebbe essere stato un malore e poi essere caduto a terra come un'aggressione. Certo è che sulla credenza c'erano alcune banconote che nessuno ha toccato. Sul posto sono arrivati gli uomini della scientifica che hanno effettuato tutti gli accertamenti e i rilievi all'interno dell'abitazione. Non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione a porte e finestre, né sarebbero stati saccheggiati armadi e cassetti. La donna, suocera del sindaco di Farra di Soligo, Giuseppe Nardi, probabilmente aveva tentato di trascinarsi fino al bagno. Ogni pista viene valutata attentamente. A trovarla, come detto, il nipote ieri sera. Dai primi accertamenti l'anziana sarebbe rimasta a terra sul pavimento diverse ore. Le indagini sono in corso. Lei in ospedale non sarebbe ancora riuscita a raccontare cosa sia accaduto. Il clima politico in città a Treviso si fa incandescente. Sta facendo il giro dei consiglieri comunali per fare cadere il numero legale, il vice sindaco Roberto Grigoletto. L'ho sentito con le mie orecchie. Ha sentito cose che si è immaginata. La invito formalmente a smentire quanto ha dichiarato e ciò di cui mi ha accusato. È vergognoso lei quanto si lei deve ha sostenuto. Vergognare. No, lei si deve vergognare. Vergognarsi. Si vergogna lei e la città. Vergognarsi. Si vergogna io lei. Le orecchie le ho. Consigliera, ma cosa che orecchie? Ma che orecchie ha per ascoltare che cosa? Consigliera, smentisca! Consigliera, smentisca! Smentisca! Magari tutta interna alla maggioranza, ieri sera in consiglio comunale con urla e reciproche accuse tra la consigliera Maristella Caldato ed il vice sindaco Roberto Grigoletto, che tra i due, o meglio tra tutto il PD e la consigliera, che ha già annunciato di correre con una sua lista alle prossime amministrative, non corre a buon sangue, è cosa nota. Ieri sera la polemica ha toccato l'apice con una lite che ha costretto il presidente Alessandro Gnocchi a sospendere la seduta. Origine dell'acceso battibecco la mozione di Maristella Caldato per la riduzione del 50% dell'indennità del presidente del Consiglio Comunale. Secondo la consigliera, Grigoletto avrebbe invitato i consiglieri di maggioranza, molti dell'opposizione erano già andati via, a lasciare l'aula per far mancare il numero legale. Accuse rinviate al mittente dal vice sindaco con l'escalation di toni che avete sentito. Per la cronaca, alla fine la mozione è stata votata e bocciata dal Consiglio Comunale. Allora, parliamo degli 11 milioni di euro che sono arrivati da Roma per le scuole del Trevigiano, sentite come verranno distribuiti. Un lavoro attento, seguendo criteri ben precisi. Così la provincia di Treviso ha ufficialmente ripartito tra gli istituti della Marca gli 11 milioni 420 mila euro di contributi ricevuti da Roma per l'edilizia scolastica. Officine, laboratori, ampliamenti, miglioramenti e adeguamenti antisismici, i settori in cui si andrà ad intervenire. Nello specifico, oltre 4 milioni verranno impiegati per la manutenzione straordinaria, poco più di 5 milioni per le ristrutturazioni. Di mettere i soldini su alcuni interventi risolutivi, dove pensiamo che non si debba tornare in futuro. Quindi uno degli interventi più importanti riguarda il Sartor, che sono 2 milioni che sono vincolati. Poi abbiamo interventi importanti anche a Vittorio, dove abbiamo messo 2 milioni, anche lì c'è un ampliamento importante, e poi vogliamo risolvere la questione del Maffioli di Castelfranco. A questi vanno aggiunti gli interventi in un'altra ventina di istituti scolastici
scolastici trevigiani. Si tratta però solo di una parte dei lavori che la provincia avrebbe voluto mettere in atto e per i quali aveva chiesto a Roma un contributo di 29 milioni di euro, ricevendone però 11. Fossimo arrivati almeno a 20, credo che la risposta sui territori sarebbe stata di gran lunga superiore, ma non ci siamo fermati qui, abbiamo già in mente di fare altre indagini e di richiedere di battere di nuovo cassa, di portare a casa ulteriori soldini per il prossimo anno. Quanto ottenuto è dunque poco meno della metà di quanto richiesto. Il presidente Marcon parla di una questua a fronte dei soldi che ogni anno l'ente lascia nelle casse nazionali. Il 70% di quello che il trevigiano paga viene portato via dallo Stato centrale, quindi non è per noi è solo un'elemosina, avremo bisogno di un maggior riconoscimento e di una maggiore dignità come ente provincia. Siamo alla fine di questo telegiornale, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.